Lo sportello del cittadino e Polifemo si stanno occupando delle celebrazioni per il 60° anniversario della consacrazione del santuario Nostra Signora di Fatima, sito a Talzano Taranto. È un momento importantissimo e davvero toccante per la comunità religiosa di Talzano e di tutta la provincia ionica. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli eventi celebrativi del 13 maggio e naturalmente saremo presenti con le nostre telecamere e i nostri microfoni quel giorno. Ecco, sono stato coinvolto nella festa della Madonna di Fatima dal parroco e da Giuseppe, ecco, con un concerto che commemoreremo i 100 anni della fine della Grande Guerra, quindi dalla Belle Époque alle trincee. Siccome Talzano ha avuto parecchi caduti nella Grande Guerra, essendo un piccolo paesino, proprio poche case come San Donato, ha avuto, però c'erano anche le case nelle campagne, però ha avuto quasi più di 80 morti. A certe volte sono stati distrutti anche dei nuclei, diciamo, familiari, cioè due fratelli o cugini, parenti. Non è stata una strage, cioè questi giovani che venivano presi dalle campagne, perché la maggior parte erano contadini o carrettieri, fabbri, qualcuno, e venivano mandati al fronte in zone che neanche conoscevano, perché a scuola, almeno non so se all'epoca facevano dire anche le cartine geografiche, però questi giovani, ecco, hanno offerto la loro vita, ecco, per la patria. Se oggi ci troviamo in una certa situazione, grazie anche al loro sacrificio, e per cui dobbiamo essere grati a questo. Poi, a prescindere da tutte le valutazioni che possiamo fare, storiche e politiche, no? Una cosa è certa, questi giovani hanno ubbidito alla patria, anzi addirittura per degli studi che abbiamo fatto, delle ricerche, c'era gente che era emigrata in America e volontariamente è venuta qui, è ritornata in patria, neanche ha potuto vedere i suoi parenti perché ritornavano con le navi fino a Bari, e da Bari venivano mandati nelle caserme, quindi preparate alla meglio per combattere. Quindi io ho conosciuto qualche figlio di questi caduti, però ho avuto anche il piacere di conoscere dei combattenti che sono ritornati fortunatamente dalla guerra, e loro mi hanno raccontato tante cose con molta trepidazione di tutto quello che loro avevano passato nelle trincee.